Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata, come promesso, proseguiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. E in questa puntata in particolare ci concentreremo sulla sesta delle legioni Astartes e sul loro primarca, ovvero sia i lupi siderali e il re guerriero Lehman Russ. La storia di Lehman Russ inizia sul pianeta di Fenris. Fenris è un pianeta posto nella frangia settentrionale dell'Imperium che è classificato dagli strateghi imperiali come mondo assassino. Infatti, la particolare conformazione di questo pianeta rende del tutto insostenibile la vita umana, quindi a causa della popolazione delle creature che vivono su Fenris e sul clima perennemente ghiacciato e a tratti estremamente vulcanico del pianeta, la vita su questo pianeta è stata ritenuta insostenibile per la colonizzazione imperiale. Tuttavia, su quel pianeta permanevano sacche di umanità che erano sopravvissute agli oscuri giorni dell'era della tecnologia. Fu in questo contesto, dove molta della popolazione regredì a un livello quasi medievale, che la capsula di salvataggio del primarca Lehman Russ cadde e venne ritrovata. Tuttavia, Lehman Russ non venne da subito quello che sarebbe diventato Lehman Russ, non venne subito ritrovato dagli abitanti umani del pianeta, bensì da una lupa dei ghiacci fenrisiana. Infatti, su Fenris, molte delle forme di vita sono insolitamente aggressive e ostili alla vita umana. Il primarca stabilì da subito un'innata connessione con la lupa dei ghiacci che lo crebbe e lo allevò come uno dei suoi figli. Questo è raccontato nelle leggende dei lupi siderali, che parlano anche di quando Lehman Russ, una volta compiuto il suo sviluppo e accompagnato dai suoi fratelli di branco, i grandi lupi del ghiaccio Freki e Geri, iniziò ad assalire e a massacrare gli abitanti umani di Fenris. Ovviamente il primarca non si era ancora sviluppato completamente, ma aveva acquisito parte della forza lupesca dei suoi genitori acquisiti. In quel momento il leader delle popolazioni fenrisiane, il più grande re della popolazione umana di Fenris, si assunse il compito di cacciare la bestia e ucciderla. Radunò un gran numero di guerrieri, tese un'imboscata al primarca e al suo branco, lo circondò, uccise la madre di Lehman Russ, circondò e ferì gravemente il primarca. Fu nel momento di sferrare il colpo fatale a quello che gli abitanti del pianeta pensavano fosse null'altro che uno dei mostri che abitava la tundra, che il re di Fenris si rese conto che in realtà la bestia che stava cercando di uccidere era in realtà un uomo. Vide negli occhi di Lehman Russ un destino più grande di lui e gli risparmiò la vita e lo crebbe presso la propria corte. Non passò molto tempo che Lehman Russ imparò gli usi e i costumi di Fenris e ovviamente l'uso della parola, e le sue qualità di primarca iniziarono a lasciare il segno sulla società fenrisiana. Ovviamente alla morte del re guerriero appartenente al clan dei Russ venne dato al nuovo re guerriero di Fenris il titolo onorifico di Lehman del clan dei Russ, quindi Lehman Russ. Non passò molto tempo prima che l'imperatore divinò la presenza di uno dei suoi figli perduti e si diresse con le forze della Grande Crociata sul mondo di Fenris. Tuttavia, l'imperatore, studiando dall'orbita l'arte e la cultura del pianeta, preferì incontrare il figlio da solo. Travestito come rivelazione, che scopriamo dai libri dell'eresia essere l'appellativo con il quale l'imperatore, non nella sua forma iconica, quindi non con l'armatura dorata e la spada fiammeggiante, si presentò e si è presentato a molti dei suoi figli, si diresse verso la sala del banchetto principale di Fenris. Una volta entrato al suo interno, tra canti e corni di idromele, vide sull'immenso trono che fu del padre Lehman Russ assiso, circondato dai suoi più fedeli guerrieri, e circondato dai suoi due lupi, che in realtà erano sopravvissuti, l'imperatore sfidò il re del pianeta. La posta in gioco era semplice. Se l'imperatore avesse sopraffatto Lehman Russ, quest'ultimo gli avrebbe giurato fedeltà. Altrimenti, decretò il re guerriero, lo straniero così avventato avrebbe dovuto servire il re di Fenris per 100 giorni. L'imperatore, o meglio, rivelazione, accettò la sfida, dicendo a Lehman Russ di scegliere il terreno su quale preferiva combattere.
Ovviamente si trattava di una festa e Le Marras, un po' anche ubriaco, suggerì all'imperatore di sfidarsi ad una gara di mangiate. Vennero portati immensi quantitativi di carne e l'imperatore, suo malgrado, accettò e divorò un grande quantitativo di carne, ma venne battuto da Le Marras. Allorché Le Marras propose la seconda sfida, una gara di bevute. L'imperatore, che probabilmente cominciava a perdere la sua proverbiale pazienza, accettò anche questa sfida. Ma venne di nuovo battuto. Le Marras infatti trangugiò talmente tanto idromele da esaurire le grandi scorte della sala dei lupi ferlissiani, e quindi l'imperatore si trovò nuovamente battuto. Allorché l'imperatore perse la pazienza e inveì contro Le Marras chiamandolo ubriacone. Un gelo cadde in quella stanza, questo è riportato nelle cronache dei lupi siderali, un gelo cadde nella stanza quando Le Marras, ferito nell'orgoglio, si alzò, afferrò una spada e si lanciò contro l'imperatore, contro quello che non sapeva essere l'imperatore. Il combattimento che ne seguì durò pochi minuti, tempo durante il quale l'imperatore capì che effettivamente Le Marras era un individuo dotato del suo stesso seme genetico. Allorché, appunto, rivelandosi nella sua maestosità imperiale, quindi sciogliendo le illusioni che lo rendevano rivelazione, si presentò come il signore del genere umano. Ciò non di meno, Le Marras continuò ad attaccarlo. A questo punto l'imperatore non ebbe scelta. Con un solo pugno in pieno volto del suo maglio potenziato, stese Le Marras, ponendo fine al duello. A riprova della incredibile resistenza del primarca, dopo soli 2 giorni Le Marras si riprese e immediatamente giurò fedeltà all'imperatore del genere umano e venne posto al comando della 6ª della legione Stastartes, ossia 100.000 Space Marine creati col suo stesso codice genetico, i lupi siderali. Le Marras è stato il secondo dei primarchi ad essere ritrovato, subito dopo Horus. E l'incontro tra i due fratelli in realtà è caratterizzato da una particolare gelosia nei confronti di Le Marras da parte di Horus, in quanto Horus in quel momento capì di non essere più l'unico figlio dell'imperatore, ma di dover dividere l'affetto, la riconoscenza e la stima del padre con un altro dei suoi fratelli. Le Marras ovviamente in pieno stile ferrissiano non perse tempo a sfidare Horus a duello, offerta che Horus rifiutò molto cavallerescamente, in quanto nella sua arroganza riteneva di aver gioco facile con il re guerriero. La campagna di Le Marras con le reclute provenienti da Fenris si spanse all'interno della galassia e i lupi siderali si distinsero per la particolare cruenza dei loro assalti e per la cieca fedeltà agli ordini dell'imperatore. Infatti un dato ancora ammantato di mistero è che molto probabilmente Le Marras partecipò attivamente nell'uccisione o nell'eliminazione dei 2 primarchi perduti dalle cronache imperiali, ossia il primarca della 2ª e dell'11ª delle legioni Sastartes. Questo appare in molti passaggi dell'eresia, in quanto Le Marras in più di un'occasione prova rimpianto per la scomparsa dei suoi fratelli, ma al contempo di Le Marras le cronache lo parlano come l'esecutore dell'imperatore, il giustiziere dell'imperatore. E quindi è molto probabile che Le Marras nel suo ruolo di giustiziere imperiale abbia portato la giustizia dell'imperatore a due dei suoi fratelli. La campagna appunto, come stavo dicendo, si espanse, si arriva al trionfo di Ullanor, quindi quando Horus viene proclamato signore della guerra da parte dell'imperatore alla presenza di molti dei suoi fratelli primarchi, e vengono piantati i semi di quella che sarà poi l'eresia di Horus. Infatti sul pianeta di Davin, Horus giura fedeltà agli dei del caos, ferito, morente, per salvare la sua vita, in circostanze, diciamo, prive del suo controllo, giura fedeltà agli dei del caos e rinasce come avatar delle forze della distruzione. In quel momento Le Marras era lontano dal centro dell'azione, ma un altro primarca era lì per vedere l'evolversi degli eventi, Magnus il Rosso, primarca della legione della Stirpe dei Mille e signore del pianeta di Prospero. Ovviamente Magnus, al quale era stato proibito già dall'editto di Nicea di esercitare l'uso dei poteri psionici, preso dall'urgenza di avvertire il signore dell'umanità del tradimento del suo figlio prediletto, creò un grandissimo incantesimo per avvertire l'imperatore.
Ovviamente noi sappiamo che gli effetti di questo incantesimo furono devastanti, in quanto, oltre a sfondare le difese psioniche del palazzo imperiale, crearono una crepa nel grande lavoro dell'imperatore al di sotto del palazzo, scatenando la guerra della Webway e quindi distogliendo l'imperatore dal grande progetto di servirsi della rete degli Eldar. Ovviamente tutto questo Magnus non poteva saperlo, ma l'imperatore, scontento di questa azione del suo figlio, fu costretto ad avviare in anticipo i meccanismi del Trono d'Oro. Ovviamente serviva una grande forza psionica, e quindi l'imperatore incaricò Lehman Russ, che già vedeva di malocchio l'uso dei poteri psionici all'interno delle legioni, di andare su Prospero, prendere Magnus in custodia e portarlo sulla Terra, in modo che il suo potere psionico potesse sigillare le forze demoniache che scorrazzavano al di sotto del palazzo imperiale. Ovviamente Horus, rendendosi conto che Magnus potesse aver divinato il suo intento, modificò gli ordini impartiti alle Marras. Facendo leva, infatti, sull'ubris del primarca dei lupi siderali, gli comunicò che anziché arrestare Magnus, l'ordine dell'imperatore era di radere Prospero al suolo. L'intera legione dei lupi siderali, accompagnata da un nutrito distaccamento di custodes, tra cui anche il capitano generale Constantin Valdor, e un grande dispiegamento di sorelle del silenzio, quindi i due artigli dell'aquila imperiale, si diressero verso Prospero, con lo scopo di sradicare la stirpe dei Mille dai registri imperiali, così come era stato fatto per le altre legioni. La battaglia di Prospero venne ricordata come uno dei più grandi incontri tra legioni degli Space Marine, prima ancora dei grandi massacri di Istvan V. Infatti, su Prospero, l'intera legione dei lupi siderali venne scatenata nel confronto con la stirpe dei Mille. E fu solo all'ultimo secondo, quando Lehman Russ si trovò dinanzi il proprio fratello corrotto, che due primarchi si scontrarono. La forza di Lehman Russ era di molto superiore a quella di Magnus, anche se Magnus aveva dalla sua un potente utilizzo di poteri psionici. Però Magnus era preparato ad affrontare il fratello, era rassegnato all'inevitabile punizione. Fu tuttavia l'ultimo secondo che Magnus, vedendo la devastazione che i lupi siderali avevano portato al suo pianeta, cambiò idea, giurò fedeltà anche lui al Signore del Mutamento e praticamente teletrasportò se stesso, la sua intera legione, Prospero, nel Warp, sfuggendo così alla vendetta di Lehman Russ. Ovviamente Lehman Russ, compiuto il proprio dovere, o meglio, ritenendo di aver ucciso il proprio avversario, fece di nuovo rotta verso la Terra, dove venne messo a conoscenza del grande tradimento di Horus e del fatto che ormai la guerra infuriava all'interno della galassia, che ben tre delle legioni leali all'imperatore erano state distrutte, non si sapeva nulla delle altre legioni, e che l'imperativo assoluto era di fortificare e proteggere la Terra. Ovviamente Lehman Russ, in puro stile fenrisiano, pensò di tagliare la testa al serpente e confrontarsi con il fratello in quello scontro che era stato promesso molti secoli prima. Armato con la lancia del destino, Lehman Russ e quello che rimaneva della sua legione si imbarcò in un assalto suicida allo spirito vendicativo, che è la nave ammiraglia di Horus. Stranamente riuscì ad arrivare quasi di sorpresa, a cogliere Horus quasi di sorpresa, e a saltare la nave ammiraglia. Lehman Russ, accompagnato dall'intera prima compagnia dei lupi siderali, dai suoi più feroci guerrieri, si trovò faccia a faccia col fratello caduto. La storia poteva finire lì, se non che tutta la sorpresa architettata da Lehman Russ era già stata prevista da Horus, che aveva teso una controimboscata. Molti Space Marine circondarono i lupi siderali e Lehman Russ venne impegnato in un duello all'ultimo sangue con Horus, ovviamente già pieno dei poteri del caos. Già normalmente Lehman Russ non avrebbe avuto speranza nei confronti di Horus, che era l'epitome dei poteri dell'imperatore. Potenziato dagli dei del caos, Lehman Russ non ebbe scampo. Riuscì a ferire Horus, o non si sa se Horus a questo punto si fece colpire deliberatamente. Tuttavia la vendetta del primarca della 16ª legione fu immensa e fu solo grazie all'eroico sacrificio di centinaia di lupi siderali che Lehman Russ, gravemente ferito, riuscì a fuggire dallo spirito vendicativo per poter combattere di nuovo. Ovviamente la legione dei lupi siderali era stata gravemente danneggiata da questo scontro quasi suicida e quindi prese parte marginalmente a quello che furono i combattimenti successivi all'eresia. Non prese parte al assalto al palazzo imperiale, ma insieme alla legione gemella degli angeli oscuri
fu il Grimaldello che costrinse Horus a togliere l'assedio alla Terra e a sfidare nell'epico conflitto finale il signore del genere umano in una battaglia che avrebbe determinato le sorti della galassia. Ovviamente l'arrivo di Lehman Russ appunto segnò la fine dell'assalto al Palazzo Imperiale e costrinse i traditori alla fuga. In quel momento Lehman Russ e l'intera tredicesima compagnia si assunsero il comando di cacciare i leader nemici e di uccidere e di riportare le loro teste davanti al trono imperiale. In particolare, con la morte di Horus, Lehman Russ concentrò tutta la sua furia omicida nei confronti del capitano della prima compagnia dei figli di Horus, Ezekiel Abaddon, che è un nome che ancora oggi terrorizza il mondo di Warhammer 40.000, l'universo di Warhammer 40.000. Con la fuga della legione di Horus nel Warp, Lehman Russ e l'intera tredicesima grande compagnia dei lupi siderali si lanciarono all'inseguimento e l'ultimo lascito che Lehman Russ nel mondo mortale fece ai suoi figli fu di essere attenti al nemico, al pericolo del caos, e che lui sarebbe ritornato per la grande battaglia finale che avrebbe posto fine alla galassia e quella che è conosciuta nelle leggende fenrisiane come il Tempo del Lupo. Quindi durante il Tempo del Lupo promise il Primarca ai suoi figli egli sarebbe tornato per combattere nuovamente i nemici dell'umanità. In quel momento Lehman Russ scomparve dalle cronache imperiali, ma entrò nella leggenda dell'Imperium come uno dei suoi più grandi difensori e come uno dei primarchi più fedeli all'imperatore. Ovviamente con la perdita del primarca venne eletto un nuovo grande capobranco che appunto avrebbe dovuto prendere le veci del primarca. I capitani, i maestri delle 13 compagnie delle 12 rimaste, in quanto la tredicesima aveva accompagnato il primarca, si trovarono ed elessero come primo grande capobranco Bjorn dalla Mano Mortale, uno dei Space Marine che aveva servito direttamente sotto il comando del primarca e che continuò a combattere e a guidare la prima delle cacce dei lupi siderali per ritrovarlo durante tutti i millenni successivi. Ovviamente l'organizzazione dei lupi siderali risentì a sua volta dell'introduzione del Codex Astartes, la grande opera di Robert Gilliman che riorganizzò le forze dell'Imperium, ma a differenza di tutti quanti gli altri capitoli, Bjorn e il Consiglio dei Lupi Siderali si rifiutarono di adottare le tecniche e le dottrine proprie del Codex. Non crearono alcun capitolo successore e preferirono rimanere legati a quella che era la tradizionale divisione di 13 grandi compagnie, di cui effettivamente soltanto 12 operative, in quanto la tredicesima, che era la compagnia più pesantemente marcata dal marchio del Wulfen, era in caccia insieme al Primarca. Quindi da oggi, come in Warhammer 30.000, la legione dei lupi siderali non si è divisa e continua ad operare come entità distinta, benché ovviamente estremamente ridimensionata di numero, in quanto le colossali perdite subite non le hanno consentito, nonostante siano passati 10.000 anni, di raggiungere la forza paragonabile a quella di una legione di Space Marine. Le caratteristiche dei lupi siderali si differenziano enormemente rispetto a quelle degli altri capitoli di Space Marine. Infatti sono molte sia le unità che i modi di essere che contraddistinguono la legione di Fenris. Infatti, uno dei tratti peculiari della legione dei lupi siderali è la presenza del Canis Helix. Il Canis Helix, infatti, è una deviazione genetica rispetto al codice dei lupi siderali che gli ha permesso di sviluppare competenze ed abilità particolari, ad esempio un udito super sviluppato, una vista molto più forte rispetto a quella degli altri Space Marine, e soprattutto ha fatto crescere loro delle zanne che ricordano quelle dei predatori del loro mondo natale e che sono in grado di bucare il plastacciaio, quindi un'arma ulteriore all'interno dell'arsenale dei già pericolosi Space Marine. Di converso, il peso, la tara genetica che questa abilità comporta è il fatto che molti di loro sono preda di quella che è passata alla storia come la maledizione del Wulfen e che affliggeva in modo particolare la tredicesima delle grandi compagnie. Il Wulfen praticamente è l'estremizzazione dei tratti caratteristici dei lupi siderali fino a far trasformare in un'orrenda parodia di quello che è stato il primo pezzo della vita del Primarca uno Space Marine combattente in un mostro privo di raziocinio e metà uomo e metà lupo. Quindi in realtà questa maledizione, come oggi è conosciuta dall'Inquisizione Imperiale, è strettamente monitorata da parte degli Ordines dell'Inquisizione
E soltanto la lunga serie di vittorie e la grande fama di cui gode la legione come quella di più grande difensore del genere umano hanno evitato ai lupi siderali le attenzioni dell'Inquisizione Imperiale dei Cavalieri Grigi. In particolare, la legione dei lupi siderali ha un forte legame di odio-amore con la legione degli angeli oscuri. Infatti, già durante l'eresia di Horus, Lehman Russ e Lionel Johnson erano i primarchi che avevano il maggior numero di vittorie, secondi soltanto a quella di Horus. Quindi, dopo il Signore della Guerra, i primarchi che avevano il maggior numero di vittorie e che quindi vennero doverosamente tenuti fuori dal conflitto principale erano appunto i lupi siderali e gli angeli oscuri. Su questo aspetto è interessante un aneddoto da raccontare, in quanto la rivalità tra i lupi siderali e gli angeli oscuri emerge ogni qualvolta le due legioni sono schierate in maniera congiunta. Infatti, ogni qualvolta combattono insieme, un campione dei lupi siderali e un campione degli angeli oscuri si sfidano a duello, ricreando quella che è stata il conflitto tra Lehman Russ e Lionel Johnson al termine della conquista di un pianeta. Infatti, Lionel Johnson era impegnato nell'assedio di una fortezza umana che si era rifiutata di sottomettersi alla pace imperiale, e Lehman Russ si presentò nell'accampamento del Primarca dicendo che avrebbe giustiziato il re nemico. Ovviamente Lionel Johnson negò questo onore al Primarca, dichiarando che il re sarebbe morto sulla punta della sua spada, ma Lehman Russ, non pago dei desideri del fratello, assaltò la fortezza imperiale all'insaputa di Lionel Johnson e uccise il re. Ovviamente, mentre stava festeggiando, Lehman Russ non si accorse della rabbia che montava nel leone, il quale tirò un pugno al Primarca e andò via arrabbiato da questa situazione. Da allora, ovviamente Lehman Russ perdonò il fratello, ma da allora gli angeli oscuri e i lupi siderali ricreano ogni qualvolta sono insieme questo combattimento nel cercare di dimostrare quale delle due legioni sia effettivamente la più forte. Un'altra curiosità dei lupi siderali è che ad oggi, all'interno della grande fortezza monastero della Zanna costruita su Fenris, e a riposo in un sarcofago di un Dreadnought venerabile, la forma di Bjorn dalla mano mortale, ossia l'unico Space Marine ad oggi esistente che ricorda l'epoca di Warhammer 30.000, che camminava sotto lo stesso cielo e respirava la medesima aria del Primarca Lehman Russ. Negli altri capitoli, nelle altre legioni, non abbiamo un riferimento diretto all'eresia, se non attraverso le cronache di Robot Gilliman, che è recentemente risorto. Ma in realtà, fino alla resurrezione del Primarca, soltanto Bjorn dalla mano mortale era in grado di ricordare un tempo in cui il Primarca e l'Imperatore camminava sulla Terra. Infatti, i preti dei lupi siderali, ogni 7 anni, o in occasioni di estrema necessità, svegliano Bjorn dal suo sonno e lo interrogano su quelle che erano le tradizioni dei lupi siderali al momento della presenza di Lehman Russ, e a sua volta Bjorn si assicura che i lupi siderali mantengono intatte le tradizioni e le regole dettate dal loro primarca. La legione dei lupi siderali appunto rappresenta oggi nell'universo di Warhammer 40.000 uno dei più grandi difensori dell'umanità, in quanto recentemente è stata ritrovata la 13ª delle grandi compagnie e molti pensano che l'avvento dei guerrieri marchiati dal marchio del Wulfen rappresenti l'imminente ritorno del Primarca Lehman Russ e quindi l'inizio della più grande battaglia della storia del genere umano, che combatterà contro i suoi molteplici nemici. Il tempo del lupo, secondo qualcuno, è giunto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace al video, scriveteci qui sotto nei commenti cosa ve ne pare sul Primarca Lehman Russ o sui lupi siderali in genere, se avete richieste, curiosità riguardo l'eresia, riguardo il ruolo assunto da questa legione, e mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite e di mettere mi piace ai nostri canali YouTube, al nostro log di Facebook e al nostro profilo Instagram. Grazie a tutti, la prossima puntata si concentrerà sulla 7ª delle legioni Astartes, ovvero sia i Magli Imperiali e sul loro primarca Rogal Dorn. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!
Grazie a tutti, volevamo fare un saluto con un esponente di un branco fenrissiano. Volevo ringraziare mio cugino Giulio che gentilmente ha sostituito Fra. Ringraziare Francesco per questo video che mi ha, del quale mi ha detto di prendermi particolare cura. E darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao da Ferris, da Paesiello, Giulio e Silvio.